Anche sulla Betafens ci sono delle novità. Sì, sono delle notizie positive in quanto l'azienda ci ha concesso un ulteriore anno di cassa per solidarietà che non era scontato. Noi avevamo chiesto già all'epoca, chiedevamo 3 anni di solidarietà e ce ne concessero una che sarebbe finita poi nel 2022, giugno 2022. Abbiamo appreso dall'azienda che ha intenzione di prorogare questo ammortizzatore sociale anche per il 2023. Una cosa positiva perché comunque rimarranno legati i lavoratori al sito produttivo della Betafen e ci darà respiro per andare avanti e monitorare la situazione. Di fatto la solidarietà non prevede licenziamenti e c'è un proseguo, seppur con la diminuzione di lavoro, che tra l'altro l'azienda integrerà al 70% la perdita di salario, ma comunque ci proietterà più avanti con la speranza del rilancio di questo sito che ha tutte le capacità. Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo è chiaro che monitoreremo la situazione come stiamo facendo prima, ma ricordiamo che se non ci avessero concesso questo ulteriore anno di solidarietà, nel 2021 22 avrebbero attivato la cassa integrazione per ristrutturazione. Quella era una cassa integrazione dove sarebbero state veramente compromesse le maestranze in quanto la ristrutturazione prevede i licenziamenti. Quindi per il momento siamo fermi sulla solidarietà, ci fa piacere, siamo soddisfatti in parte ed è chiaro che continueremo a vedere che cosa accadrà per il futuro. Settore dell'automotive invece è ancora in stallo. Il settore dell'automotive è quello che ci sta preoccupando maggiormente in questo periodo. Ricordiamo che Villa Zaccheo e l'intera valle, la chiamiamo la Valle del Tubo, appunto perché l'intero tubo di scarico viene prodotto qui nella provincia di Teramo. Quindi ad avere le conseguenze del fermo e blocco della Sevel e Stellantis non è solo il territorio di Chieti, ma ci preoccupa anche quello di Teramo, in quanto sono tutti terzisti. Quindi i terzisti sono quelli che stanno pagando più la crisi più alta del settore dell'automotive, mentre i grandi colossi comunque possono attrezzarsi con gli ammortizzatori sociali. Quello che ci spaventa è che nel mondo del terzista, che produce ed è legato a questi grandi colossi, la situazione si sta facendo molto grave. Stiamo firmando parecchie casse integrazioni appunto per i fermi dei semiconduttori e si parla che la ripresa si sarà fra un anno. E a questo punto bisogna intervenire prima che accada l'irreparabile e comunque trovare una soluzione per queste aziende che non possono più permettersi di andare avanti con le maestranze attuali che hanno. Di fatto hanno licenziato per primi gli interinali. Le aziende più solide stanno mantenendo con ferri e cassa integrazione, ma quelle che hanno dei problemi, quelle che ci preoccupano di più, è che nel futuro, comunque se non si interviene saranno guai.